Bretagna per due motivi. Uno perché è il capostipite dei Gaetani d'Aragona, e il primo che nel 1466 riceve il privilegio da Ferdinando d'Aragona di inquartare nello stemma i pali d'Aragona e di chiamarsi Gaetani d'Aragona, cioè di far parte della famiglia reale, una promozione molto importante che sarà lo spunto, che darà lo spunto a Onorato II per estrinsecare la sua personalità creativa in una serie di opere d'arte, sia architettoniche sia pittoriche, che abbineranno la volontà di adesione al movimento umanistico rinascimentale promosso dai sovrani aragonesi, ma anche quello di promuovere un'immagine forte, autorevole, magnifica della propria famiglia. Infatti è a Onorato II che si deve la strutturazione, l'immagine, il layout a quale di fondi, che lui riplasma attraverso il proprio gusto, che spesso coincide con quello, guarda caso, dei sovrani aragonesi. Il Palazzo Gaetani di Fondi replica in piccolo i fasti della Reggia di Castelnuovo, quello stile gotico, chiamato gotico catalano, che salta agli occhi, no? A chi visita la Cappella Palatina, ad esempio, e la sala dei baroni del Maschio Angioino. Ma non solo, Onorato Gaetani, che è nato uomo d'armi, che già a 14 anni si sposa e pochi anni dopo viene catturato in battaglia, addirittura a 20 anni, la prima volta che viene fatto prigioniero, partecipa alla battaglia di Ponza due anni dopo e sconta la prigionia insieme ad Alfonso il Magnanimo. Insomma, è, si può dire, un fedelissimo della prima ora dei sovrani aragonesi. E proprio questa sua fedeltà, questo suo blasone di fidelitas caratterizza sia le sue scelte di carattere culturale, sia le sue scelte di carattere politico. Infatti, Onorato Gaetani è uno dei maggiori sostenitori degli aragonesi, che non fa mai mancare il proprio aiuto economico alle casse reali. Faccio un esempio banalissimo: nel 1480 il conte presta al re 6.000 ducati per finanziare la guerra d'Otranto e riceve impegno una grande e ricca corona della regina. Cioè era sì un feudatario, era sì un uomo di cultura, ma era anche un uomo d'affari, era un banchiere molto accorto. Non prestava soltanto, la sua banca non prestava soltanto ai nobili, alla casa reale, ma anche ai suoi vassalli. Tra le sue scritture contabili ci sono proprio dei registri in cui si è scritto che lui presta ai cittadini fondani somme anche piccole, e a volte si mette anche in società con loro, quindi ha un grandissimo senso degli affari. E del resto anche questa sua adesione alle sorti monarchiche e questo continuo subvenire alle casse degli aragonesi ha come contropartita una serie di vantaggi economici che si concretano sia nella cessione di pezzi, diciamo, delle entrate statali, sia anche in cariche importanti. Onorato II diventa logotete e protonotario del regno, cioè uno dei sette maggiori ufficiali del regno aragonese. E vorrei parlarvi soprattutto del sistema economico che rende possibile
diciamo, ha onorato II, di essere un princeps magnanimus, come lui, guarda caso, si definisce in un'epigrafe, e anche di non andare in fallimento, come spesso succedeva a parte della nobiltà napoletana, ma non solo napoletana. Cioè, alla base di questo suo successo, possiamo dire, c'era un sistema economico integrato e molto ben organizzato. Cioè, l'attività bancaria non era la sua unica fonte di ricchezza. Infatti lui può appartenere a un punto alla categoria dei baroni imprenditori, cioè faceva parte di quella schiera di nobili aragonesi, napoletano aragonesi, che seguendo l'esempio di Re, che anche aveva un grande talento in questo, nel senso era anche catalano, quindi aveva molta sensibilità per i commerci, si dedicarono proprio alle attività industriali. Basti pensare che nel 1456 Onorato, una cosa che sfuggiva agli suoi biografi, fece costruire a Deita una nave della capacità di 1000 botti che battezzò Nostra Donna, Spirito Santo e Santo Tommaso. Ovviamente Santo Tommaso era primo, perché i Caetani, tra i Vite dell'Aquila, vantavano parentela con Tommaso d'Aquino. Perché fa costruire questa nave? Lo spunto gli viene da una crociata che il Papa conduce in Sicilia e per sostenere la quale ha bisogno di navi da trasporto, ma l'operazione finisce male e probabilmente questa nave in realtà servì a trasportare l'olio che Onorato produceva nelle sue terre in tutta la zona mediterranea. Infatti lui era molto ben inserito in questo tipo di commercio ed è proverbiale una partita della Banca degli Strozzi, che a quei tempi operava a Napoli, che registra a suo favore il pagamento di 5.850 ducati per una ingente partita di olio che lui vendette alla ditta di Luigi e Francesco Coppola, cioè la maggior compagnia imprenditoriale privata che agiva nel Regno d'Aragona. E una parte dell'olio, ad esempio, gli serviva anche per la cosiddetta saponera, cioè una fabbrica di sapone che lui aveva fondato nel vicino borgo di Sperlonga al servizio dell'industria lamiera, di cui parleremo tra poco. Un'altra voce importante del sistema produttivo gestito da Onorato era l'allevamento di diverse specie di bestiame. Alla sua morte nel 1491, Onorato aveva nelle sue terre circa 10.000 capi, di cui 5.000 erano suini, concentrati soprattutto a Fondi e nei castelli della Marittima, perché Onorato, diciamo, come tanti nobili, come tanti baroni napoletani, aveva il piede in due staffe, era anche vassallo del Papa, perché anche Colonna, ad esempio, no? Ed altri nobili napoletani avevano terre nello Stato Pontificio, e quindi aveva una parte di questi suini nella Marittima, ma allevava per esempio anche i cavalli. Alla sua morte ne aveva circa 2.235, tra cui lo stallone a cui aveva dato il nome Fundi, il quale trascorreva l'estate sul Monte Matese, cioè i cavalli di Onorato andavano l'estate sul Monte Matese e tornavano a svernare a Fondi in un luogo destinato proprio a loro. E inoltre allevava anche i bufali, aveva circa 230 bufali e aveva impiantato anche una piccola industria casearia, perché nel bosco costiero di Fondi c'era una struttura che si chiamava il Procoio delle Bufale, non so se da queste parti c'è un toponimo di questo tipo, che era proprio una struttura organizzata per produrre il formaggio. E c'erano 53 bufale lattare, proprio si dice nell'inventario, che erano addette a questa produzione lattiero casearia, insomma le mozzarelle di Fondi, possiamo dire, che risalgono a Onorato II Caetano.
Ma questo incremento ovviamente del bestiame barnale, parliamo di, non diciamo soltanto le luci, creano pochi problemi ai cittadini di fondo, perché l'uso intensivo di questa selva costiera limitava il diritto dei fondani a pascolare, seminare e raccogliere le piante in questa selva, cioè i cosiddetti usi civici. Quindi i fondani riuscirono a ottenere degli sgravi di questa situazione soltanto quando i Caetani non erano più a fondi, cioè quando i Caetani entrarono in Colonna, i fondani chiesero delle grazie ai Colonna, fra cui anche quella di limitare il bestiame che veniva a pascolare nel territorio fondano. Notevole era anche la consistenza, la componente ovina del bestiame del corte. Nel 1491, per esempio, a Piedimonte e a Morcone c'erano 3.297 pecore e 111 capre del conte, e a Piedimonte ne furono censiti un altro centinaio che pascolavano sul Monte Matese, e sul Monte Matese c'era anche una casetta in cui fu trovata l'attrezzatura completa per produrre formaggi, quindi oltre 700 pezze de caso e recopte, cioè 700 pezze di cacio, insomma, quelle che per esempio lui si dice le pezze di cacio, no? E le ricotte. Quindi c'era questo, anche a Piedimonte c'era questo, diciamo, questa nascente industria lattiero-casearia che evidentemente non serviva soltanto per l'autoconsumo, perché 700 pezze, insomma, era una ragguardevole quantità. E come tutti i baroni dell'epoca, onorato per gli ovini, ricorreva nella stagione invernale alla transumanza nella locale di Puglia. Ovviamente da buon affarista si fa dare spesso dal re l'esenzione dalla tassa di ingresso nella dogana di Puglia, ovviamente, che altrimenti sarebbe diventato, diciamo, questo investimento poco produttivo. E alla consistente quantità di ovini è legata proprio l'industria laniera, di cui possiamo dire che, insomma, con rispetto parlando alla storiografia locale, onorato a Piedimonte può essere considerato il fondatore. Io ho sentito, insomma, che dire che, insomma, i Caetani soltanto nel 600 impiantarono manifatture laniere, cioè in realtà siamo alla fine, alla metà del 400, onorato Caetani evidentemente dà impulso a questa larvale forma di industria laniera, perché mi sembra che dal 200 si sono documentate delle gualtiere a Piedimonte, e la fa diventare un'industria molto redditizia anche per le sue casse, ovviamente, cioè coniuga, cioè, la logica dello sviluppo delle manifatture, in questo caso potremmo dire uno sviluppo pre-industriale delle manifatture, con una diciamo, realistica gestione delle proprie risorse. E infatti lui anche in questo caso agiva in piena armonia con la politica del re Ferrante, che favoriva lo sviluppo delle manifatture laniere del regno, e con le iniziative di altri nobili, per esempio Francesco Coppola, un barone di nuova, cioè un parvenu nel ceto baronale, ma un imprenditore di grandissimo spessore, con cui onorato era anche in affari per le vendite di oro. Ma per esempio c'erano anche baroni del rango di Innico d'Avalos, che introdusse l'arte della lana a Giffoni, avvalendosi dei finanziamenti della Banca Toscana degli Strozzi. Cioè, diciamo, una delle debolezze del regno aragonese era quella di servirsi, appoggiarsi spesso per l'attività creditizia ai toscani, i quali ovviamente chiedevano in cambio le materie prime che poi loro lavoravano a Firenze, insomma. Quindi invece onorato che fa, non ricorre agli strozzi, ma con la sua banca finanzia le proprie attività, e produce in loco invece di esportare la lana delle sue pecore in Toscana o in altri luoghi. E quindi fonda una nuova, diciamo, un nuovo laboratorio di tintura dei panni,
fa lo stesso soprattutto a Piedimonte, e lui veramente è il promotore dell'industria lamiera di Piedimonte. Intorno al 1448 lui prende in affitto su un terreno che forse stava proprio qua vicino, un terreno del convento di San Domenico, e permette a tutti i cittadini di costruirvi i tiratori, cioè delle macchine che servivano per stendere i panni. Mi sembra che il toponimo tiratorio, tiratore o qualcosa. Siamo a 200 metri da me. L'Agnese è un relitto di archeologia industriale, magari fosse conservato, perché sarebbe veramente una testimonianza unica dell'industria tessile e tintoria che si svolgeva a Piedimonte. Quindi consente ai cittadini, di costruire dei tiratori in questo terreno e promette loro di mettere a disposizione delle tintorie, delle gualtiere e dei tiratoi per esercitare l'arte della lana. Questo è l'incentivo, insomma, una specie di cassa del mezzogiorno che dà i fondi, forse più, insomma, più a porta della cassa del mezzogiorno di buona memoria, ma insomma una cassa veramente efficiente. E infatti sappiamo dai documenti che almeno 9 imprenditori di Piedimonte riuscirono a creare lungo il corso del fiume Torano circa 5 gualtiere dotate di 10 vasche per la fondatura, quindi privati finanziati da onorato. Un'altra vasca fu allestita anche da un altro privato con l'assenso del conte, e la gestione di queste officine, quelle del conte, veniva aggiudicata all'asta e rendeva al conte al 1800 ducati, quindi vedete un introito abbastanza considerevole. Il conte infatti possedeva 4 tintorie con altrettante caldaie di rame al pian terreno, mentre nel piano superiore c'era un ambiente che fungeva da tiratorio, quindi c'era l'armatura lignea su cui venivano tirati i panni tinti. E c'erano anche le gualtiere, ovviamente, dotate di 10 vasche per la fondatura. Sì. Per esempio, ecco, anche dal punto di vista della vendita, i panni di Fondi e i panni di Piedimonte io li ho trovati in vendita presso le due fiere importanti del Regno di Napoli, la fiera di Cava di Tirreni e la fiera di Salerno. Abbiamo proprio i contratti firmati da mercanti di Piedimonte, uno si chiamava Langellotto De Contento, un altro si chiamava Nicolò Cardone, un altro Nicolò Di Supino, un altro si chiamava Nicolò Di Giacobuccio. Non so se questi cognomi sono sopravvissuti. Ecco, questi sono di Giacobuccio, di Cardone, di Supino, sono i discendenti di questi imprenditori che possono vantare una nobiltà di lavoro, cavalieri del lavoro ad litteram, al servizio di Onorato II Caetano. E Onorato ovviamente vendeva direttamente anche lui, i suoi tesorieri erano anche titolari delle botteghe in cui si vendevano i panni di Fondi e di Piedimonte. Quindi una cosa molto interessante, atipica, diciamo, no? Che a noi, diciamo, ai profani danno un'immagine della nobiltà diversa da quella standardizzata, dallo stereotipo, no? Del nobile prevaricatore, uomo d'armi, sfruttatore. Certamente il nobile non era un benefattore, ma spesso, quando era intelligente, sapeva coniugare le esigenze del proprio sviluppo con quelle dello sviluppo del territorio che era chiamato a gestire. Veramente gli orizzonti ai quali mi addentello, però prima un piccolo rimprovero: impariamo a chiamare l'auditorium non auditorium comunale, ma così come si chiama auditorium Sveva San Severino. Diventa anonimo chiamare questo auditorio semplicemente l'auditorium. Questa è stata una battaglia portata avanti da Ranieri Gaetani e condivisa con l'assessore Attilio Costarella all'epoca, che vuole questo.
La venuta di Sveva San Severino a Piedimonte Matese e il matrimonio con il Gaetani rappresenta una tappa importante nella fase di passaggio di Piedimonte da piccolo borgo a piccola capitale. Io dirò una cosa che mi è stata suggerita sia dal professore Visivi sia dal professore delle donne. Mi riaggancerò a quello che avete detto. Nel 1417 Sveva San Severino, che ha sposato un Gaetani, Giacomo, che viene da Fondi, raggiunge un accordo con il vescovo di questa zona, che si chiama Angelo San Felice. L'accordo è riportato in un laudo che lo storico Trutta, Gianfranco Trutta, ha inserito nei suoi studi. Cosa dice il laudo? Cerca di mettere accordo, pace, nel clero di Piedimonte, che allora viveva di gravissimi conflitti. Aurora, Sveva, purtroppo la lingua batte dove il dente non dovrebbe dolere, perché Sveva ha la sua importanza grandiosa. Sveva divide la città in due parti. Piedimonte, la terra di Piedimonte, che arriva fino a quello che noi chiamiamo il Maretto, e poi la seconda parte, che è quella che noi chiamiamo Vallata. E come lo fa? Perché con il vescovo raggiunge un accordo. Quattro sono le grandi parrocchie. La prima è Santa Maria, che non c'è più. Un tempo si chiamava Santa Maria di Piazzetta di Forno, Santa Maria Minore, e che oggi è Santa Maria Maggiore, Santa Maria la Vecchia. San Giovanni, e quell'edificio che si vede arrivando a Piedimonte con il campanile normanno sulla facciata. E poi la chiesa di Vallata, e ecco il mondo che mi ha aperto il professore Pesini, che ringrazio, la chiesa di una località che si chiama Peduccoli, a Castello del Matese. E questa chiesa si chiamerà poi di San Gregorio. Castello del Matese, a ridosso di Piedimonte, sale verso il Matese, è un feudo dei Gaetani, dove quasi sicuramente hanno allevato pecore e hanno portato cavalli. Quindi questa definizione della città, Piedimonte comincia a diventare città, la dobbiamo a Sveva San Severino, figlia di Roberto San Severino, una delle grandi famiglie, e io da buon maschilista dico, ha ereditato dal padre l'intelligenza e la consapevolezza politica. Grazie.